Santo e misericordioso, infondi la tua grazia nei nostri cuori, perché possiamo salvarci dagli sbandamenti umani e restare fedeli alla tua parola per vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: torna Israele al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalle loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempreverde. Il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio, comprenda queste cose. Chi ha intelligenza, le comprenda. Poiché rette sono le vie del Signore. I giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Io sono il Signore tuo Dio, ascolta la mia voce. Io sono il Signore tuo Dio, ascolta la mia voce. Un linguaggio mai inteso io sento. Ho liberato dal peso la sua spalla. Le sue mani hanno deposto la cesta. Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Io sono il Signore tuo Dio, ascolta la mia voce. Nascosto nei tuoni, ti ho dato risposta. Ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. Ascolta, popolo mio, contro di te voglio testimoniare. Israele, se tu mi ascoltassi. Io sono il Signore tuo Dio, ascolta la mia voce. Non ci sia in mezzo a te un Dio estraneo, e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io, il Signore tuo Dio, che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto. Io sono il Signore tuo Dio, ascolta la mia voce. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, lo nutrirei con fiore di frumento, lo sazierei con miele dalla roccia. Io sono il Signore tuo Dio, ascolta la mia voce. Gloria e lode a te, o Cristo. Gloria e lode a te, o Cristo. Convertitevi, dice il Signore, perché il regno dei cieli è vicino. Gloria e lode a te, o Cristo. Gloria e lode a te, o Cristo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele,
Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità che egli è unico e non vi è altro all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che gli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Fratelli e sorelle che ascoltate, se noi ci chiediamo e ritorniamo alla nostra infanzia per dire per quale motivo Dio ci ha creato, ci è stato risposto attraverso il Vangelo, attraverso la Bibbia, attraverso il mistero della nostra salvezza. Ci è stato risposto attraverso la Chiesa che Dio ci ha creato per amarlo, conoscerlo, amarlo nei nostri fratelli, servirlo e goderlo per sempre in paradiso. Ecco Gesù adesso nel Vangelo risponde a chi gli domanda qual è il più grande comandamento. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Amerai il prossimo tuo come te stesso. E noi attraverso la Via Crucis abbiamo visto quanto il Signore ci ha amato, che il Signore è amore e chi ama vuole il bene vero della persona amata, e il vero bene di ognuno di noi è che possiamo conoscere, amare, servire Dio e i fratelli e poi goderlo per sempre in paradiso. Ma noi ci siamo accorti in questi ultimi 50 anni come l'uomo non amato né Dio né tanto meno i fratelli. E quindi Dio ci riporta adesso all'amore. Ieri sera, mentre dicevamo il rosario alle 9, meditavo e riflettevo in quante famiglie finora si era detto il rosario. Ieri sera erano molte le famiglie con cui ho telefonato e hanno telefonato, che partecipavano e che dicevano: è stato veramente una cosa bella pregare il Signore. Un'abitudine che si era persa nelle nostre famiglie. Ecco Gesù Cristo, per riportarci all'amore, ci ha amato in maniera infinita, possiamo dire, incomprensibile, fino a soffrire e dare la sua vita per ciascuno di noi. Perché molto spesso anche noi cristiani non avevamo apprezzato il dono dell'amore. L'amore avevamo usato soltanto divertimento, piacere, egoismo, sesso e quanto c'è di più sporco possiamo chiamare nella nostra vita nei confronti del Signore. Le famiglie che prego ieri erano tante in tutta l'Italia.
perché non ce lo fare altre volte? Prima si parlava non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo, siamo assillati di questo e di quell'altro. E se non si ama Dio, non si può amare neppure il fratello. O addirittura noi sapevamo che Dio non si amava proprio perché non si amava il fratello. E Giovanni, nella sua lettera, dice: non si può amare Dio che non si vede se non si amano i fratelli che si vedono. Adesso vediamo in questo periodo quante persone cercano di stare attenti alle persone accanto per aiutarli, in cui ognuno di noi sente il desiderio di fare qualcosa per gli altri, perché desidera che gli altri lo facciano anche per noi se siamo nel bisogno. Ecco l'amore. Ritorniamo ai tempi di mio padre e di mio nonno, quando si soffriva la fame e quando specialmente c'era qualche persona vicina, vecchietta o solo abbandonata, quando si preparava il piatto per la famiglia semplice, si preparava anche il piatto per il vicino, per la persona accanto che non aveva di che mangiare. Nella sofferenza della fame si aiutavano gli altri. Oggi siamo diventati veramente degli egoisti, egocentristi. Ognuno pensava per sé. Forse le cure della famiglia regnava per amore gli uni verso gli altri. Preghiamo il Signore, ringraziamolo del dono che ci ha dato della vita, della salvezza e della grazia che sta concedendo in questo periodo per farci capire che veramente noi siamo amati da Dio e per amare Dio bisogna amare anche i nostri fratelli, amare Dio con tutto il cuore, metterlo al primo posto. Vediamo e sentiamo noi attraverso la storia della salvezza che quando il popolo di Israele si trovava nella sofferenza, ritornava ad amare Dio. Quando era nel benessere, si dimenticava di Dio. E Dio interviene come un padre amoroso per dire: vedi che stai sbagliando tutta la tua vita non è qui sulla terra, la tua vita è nel paradiso. E per andare in paradiso devi amare Dio, devi amare i fratelli e devi essere unito alla sofferenza di Gesù Cristo per la salvezza nostra e dei nostri fratelli. Continuiamo a pregare nelle nostre famiglie. I papà e le mamme siano veramente i primi catechisti per i figli e per i vicini di casa. Prima di presentare la nostra offerta all'altare, chiediamo al Signore di aiutarci a vivere in pienezza la nostra fede, dicendo insieme: insegnaci ad amare, Signore. Insegnaci ad amare, Signore. Quando la tua Chiesa si lascia vincere dalla logica mondana, insegnaci ad amare, Signore. Insegnaci ad amare, Signore. Quando i popoli risolvono i conflitti con la violenza e la forza, insegnaci ad amare, Signore. Quando i governanti non cercano il bene comune, insegnaci ad amare, Signore. Quando non mettiamo te di sopra di ogni cosa, insegnaci ad amare, Signore. Insegnaci ad amare, Signore. Quando
Insegnaci ad amare, Signore. Quando non sappiamo perdonare il nostro fratello. Insegnaci ad amare, Signore. Quando non mettiamo in pratica i tuoi comandamenti. Insegnaci ad amare, Signore. Signore di infinita misericordia, custode degli uomini, compagno dei sofferenti e conforto degli infermi, nell'incertezza di questo tempo pieno di oscurità, noi ti preghiamo. Rivelaci nel tempo il senso e il segno, perché alla tua luce vediamo la luce. Tu, che ogni cosa hai creato con ordine, misura e bellezza, ispiraci il sapiente timore per l'opera delle tue mani, e quando le nostre opere violentano la tua, ferisci con il rimorso la nostra coscienza e suscita in noi il ritorno a te con la penitenza. Signore di infinita misericordia, Padre degli uomini, fratello dei sofferenti e amico degli infermi, nell'insicurezza di questo tempo, pieno di paura, noi ti supplichiamo. Non abbandonarci nella tentazione. Tu che ti innalzi vittorioso sopra ogni morte e turbamento, mentre ogni sicurezza si sbriciola, rendi ferma la fede. E mentre la corsa ci avvesta e il sospetto ci deforma, rimangono luminose speranza e carità. Signore di infinita misericordia, amante degli uomini, volto dei sofferenti e sostegno degli infermi, in questo e in ogni tempo noi ti invochiamo. Rendi i cristiani audaci nell'amore, oltre ogni cretta chiusura del cuore. Tu provvidenza nobile che reggi con sapienza l'universo, raccogli la preghiera della Chiesa, istruisci i governanti, illumini i ricercatori, custodisci gli operatori sanitari, preserva i sani, soccorri i contagiati, liberaci da ogni male. A te, Signore, di infinita misericordia, Trinità d'amore e compassione, da tutta la terra sia gloria e onore nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua di dal vino sia segno della nostra unione con la vita divina, di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umile e pentita accoglieci, Signore, che sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, Signore, questi doni che ti presentiamo, perché siano a te graditi e diventino per noi sorgente di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con noi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di
salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni e levi lo spirito, infonde la forza e con il premio per Cristo nostro Signore. Per questo mistero si allietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi luoghi con il Signore del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti le remissioni dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta per l'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni Ausiliario Cesare e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace,
non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con noi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Più di tutti i doni offerti, questo è grande: amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come se stessi. Preghiamo. La forza del tuo spirito ci pervada corpo e anima, perché possiamo ottenere pienamente la redenzione alla quale abbiamo partecipato in questi santi misteri, per Cristo nostro Signore. Preghiera a Santa Maria della Visitazione. Grazie, o Maria, di essere venuta in mezzo a noi e di averci portato Gesù. La tua visita ci colma di gioia. Donaci la grazia di accoglierti con lo stesso entusiasmo di Santa Elisabetta. Sii la benvenuta e rimani sempre con noi. Resta con noi per essere la nostra maestra. Alla tua scuola vogliamo imparare ad amare, a pregare e a perdonare. Resta con noi per essere la nostra consigliera, il nostro conforto e la nostra guida. Resta con noi, prendici per mano, tienici stretti a te, coprici col tuo manto e difendici dagli assalti del nemico. Resta con noi. Concedici la sapienza del cuore per scoprire la bellezza del giorno del Signore e gustare la dolcezza del pane eucaristico. Resta con noi. Donaci occhi per vedere Dio in ogni uomo e il tuo Figlio Gesù in ogni persona sofferente. Resta con noi per essere la nostra forza, il nostro aiuto nei momenti più duri e difficili della vita, come quello che stiamo attraversando. Resta con noi, Madre Dolcissima, rimani fino a giorni in cui ci porterai con te nella gloria del Padre. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate, continuate a pregare.
rendiamo grazie a Dio.